Allora, questa sera abbiamo un ospite, non dico d'eccezione, non perché non valga, ma perché è venuto altre volte, da tutti ben conosciuto, ma è un ospite che fa le cose non con la tastiera, ma le fa con la mente, col cuore, con le gambe, fino poi a dormire 2 o 3 ore di notte e arrivare qui mezzo morto, ma comunque, come vedete, respira ancora. È una persona particolare, non facciamo i doppi sensi, perché abita in un punto della pianura padana vicino a un piccolo aeroporto militare, mi pare che si chiami San Damiano, credo. E quando gli aerei in atterraggio, vero, passano sopra casa tua, perché in decollo vanno di là. Allora, dicevo, quando gli aerei passano sopra la sua casa, siccome ormai sono a bassa quota e molto lenti, aprono l'oblò, il finestrino, e lo salutano, perché lui è un ex militare che ha prestato servizio in aviazione, giusto? E quando entra nella finta dismessa base di San Damiano, finta dismessa, e succede che quando va là per manutenzione, perché lui commercia, cioè è un agente di prodotti petroliferi, quindi ne ha bisogno anche una base aerea soprattutto, ci va con un addetto, un tecnico della sua ditta. E la sentinella si mette sull'attenti quando passa lui, l'altro non ha neanche in nota. Chiede i documenti all'altro, perché lui è ben conosciuto. Quindi è una persona non da tastiera, perché oggi impera la tastiera. Tutti giornalai, non giornalisti, che scrivono di tutto e di più senza essersi mossi da sedere. Questo mi dà molto fastidio, perché sono iscritto anche io all'albo dei giornalisti, ma anch'io dormo 2 o 3 ore per notte, e chi riceve le mie email può vedere l'orario che testimonia. Bene, la faccio breve, l'ho già fatta. Ora la serata è divisa in due parti. La prima parte doveva contenere la presenza della Piera Agostini, che voi tutti conoscete, perché ormai sono anni che a Mediaset ha un suo format, la quale però ora, per motivi familiari, abita in Svizzera, ha avuto il secondo figlio, quindi, come potete immaginare, non è che abbia molto tempo. Allora ci ha mandato un bel video contributo che mandiamo in onda. Dopodiché te tocca, e io ogni tanto lo punzecchierò, perché è punzecchiandolo che si ottengono le cosiddette informazioni riservate, come quando dico, e qui aspetto le mani alzate, chi si ferma a mangiare la pizza dopo me lo deve dire adesso, perché devo dare il numero, perché a telecamere spente si dice qualcosa di più. Faccio un esempio: chi c'è già su Marte, ma questo poi ne parliamo dopo. Come dicevo la Solai Ayub, o lo dici tu o lo dico io. Quindi chi c'è? Lei non l'ha mai detto. Chi c'è? No, lei non ha detto. Non l'ha mai detto. No, lei non ha detto. Non voleva dire delle fibre ottiche nella piramide. L'ho detto io, perché se lo diceva lei, lo dicevo io. Tu poi ci dirai cosa sai di Marte, mi fermo qui. Allora, vuoi dire qualcosa o faccio partire subito? Vi ringrazio di essere venuti qua a Corcagnano. Adesso ci guardiamo la Sabrina Pieragostini, dopodiché ci salutiamo e andiamo a mangiare tranquillamente, senza problemi. Non pensare di cavartela così. Va bene, carissimo, vado? Vadi. Vadi, vadi pure. Con lei finale. Vadi lei, ragioniere Filini. Buonasera a tutti voi e grazie innanzitutto per questa serata che avete voluto proprio dedicare al libro che Alberto Negri e io abbiamo scritto insieme, UFO,
parlano i piloti. Mi dispiace di non essere lì in mezzo a voi, ma purtroppo motivi personali e familiari me lo impediscono. È un libro questo che ha avuto purtroppo la sfortuna di essere pubblicato nel momento sbagliato, perché è uscito proprio nel marzo 2020, all'inizio del lockdown. E questo lo ha un po' penalizzato, perché non ha potuto avere la giusta promozione che si meritava. Perché io e Alberto crediamo molto in questo libro. Pensiamo che possa essere anche considerato una sorta di summa di tutto ciò che è stato detto, scritto e raccontato riguardo gli avvistamenti UFO dei piloti, ma anche un punto fermo da quale poi proseguire, andare avanti nella ricerca futura. Perché i piloti? Perché riteniamo che siano i testimoni più affidabili, quelli più esperti, più competenti. Un pilota studia anni prima di avere un brevetto di volo. E pensiamo a un pilota militare, quanto costa anche ovviamente a un governo formare, preparare un pilota militare con competenze specifiche, con nozioni anche teoriche molto importanti di aerodinamica e così via. Quindi un pilota sa esattamente che cosa può o non può volare in cielo, riconosce tutti i velivoli che incontra, il suo mestiere, e quando un pilota dice di non capire che cosa ha visto, di non saperlo spiegare, è una cosa da tenere in seria considerazione ovviamente. Il libro si divide in tre parti, la storia, poi la seconda parte le storie, l'ultima le conclusioni. La storia ovviamente è uno svolgimento diacronico dei vari avvistamenti, senza la pretesa di essere esaustivo, perché non abbiamo fatto un'enciclopedia, è comunque un testo molto ricco di fatti, di avvenimenti, di citazioni. A partire addirittura dalla Prima Guerra Mondiale, perché appunto già all'epoca venivano visti questi oggetti strani in cielo, si parlava all'epoca di ghost airship, di navi volanti fantasma, proprio a significare che apparivano e scomparivano in maniera assolutamente inspiegabile. E ne parlano appunto gli storici già della Prima Guerra Mondiale. Anche se lo sappiamo bene, poi che nella Seconda Guerra Mondiale, con i Foo Fighter, che la questione UFO assume una rilevanza decisamente più importante. E nel libro noi abbiamo tradotto e quindi integralmente pubblicato il primo articolo che parlava di questo fenomeno, da cui poi sono derivate tutte quante le citazioni che troviamo sempre sparse qua e là nel web. Quindi la fonte originale, l'articolo scritto da un corrispondente di guerra che si trovava in Francia insieme a un gruppo di militari americani, di piloti americani, e che ha raccolto le loro confidenze nella notte di Capodanno tra la fine del 44 e l'inizio del 45. Questo articolo appunto riportava le loro confidenze, i loro racconti in merito a questi incontri stranissimi che avvenivano spesso mentre volavano appunto sopra il cielo della Francia, di queste luci che li seguivano, di queste sfere che non avevano atteggiamenti ostili, ma che appunto apparivano e scomparivano senza spiegazioni e che un po' li inquietavano. Chiaramente era guerra, era un periodo di conflitto e quindi tutto ciò che era inspiegabile poteva essere fonte di una minaccia. Questo articolo, spedito poi dal corrispondente alla sua agenzia di stampa, venne ripreso da vari giornali, da vari quotidiani americani, e il fenomeno divenne un fenomeno noto a livello appunto nazionale. Anche se lo sappiamo, poi la questione ufologica avrà un eco mondiale da lì a poco, ovvero nel primissimo dopoguerra, prima con Kenneth Arnold e poco dopo con il caso Roswell, e siamo nel 47. Quindi il libro, diciamo, ripercorre i vari casi, i vari avvistamenti, le varie segnalazioni ad opera di piloti o di addetti ai radar fino ai giorni nostri, diciamo così. La seconda parte invece è dedicata alle storie, quindi ogni capitolo è un episodio, una vicenda che abbiamo ritenuto particolarmente rilevante per il suo significato, per le sue implicazioni. Storie a volte molto note, molto conosciute, come per esempio, non so, la notte ufficiale degli UFO in Brasile, oppure l'ondata UFO sul Belgio, però storie alle quali abbiamo poi aggiunto nuove testimonianze, nuovi dettagli, abbiamo trovato documenti che ne confermano ulteriormente i fatti, ma ci sono anche storie effettivamente poco note,
poco studiate, poco analizzate, come ad esempio quella che ha recuperato proprio Alberto con un gran lavoro di indagine, diciamo così, da detective. Fra l'altro una storia italiana dimenticata, messa da parte, che riguarda San Damiano, appunto lì a Piacenza, con l'avvistamento multiplo di più piloti e la testimonianza diretta di uno di loro, Dante Golinelli, che ha avuto appunto la voglia, il desiderio di raccontarla per la prima volta proprio ad Alberto. Ma sono sicura che fra poco poi Alberto vi racconterà tutto di questa vicenda veramente particolare. Ovviamente poi arriviamo nel nostro libro a parlare abbondantemente di quei fatti che hanno riportato la questione ufologica proprio in primo piano in tutti i giornali, ovvero lo scoop di New York Times e Washington Post nel 2017 con la rivelazione dell'esistenza di un centro di analisi all'interno del Pentagono proprio sui fenomeni aerei misteriosi, ovviamente segretissimo, di cui nessuno sapeva nulla, la pubblicazione dei primi video ufficiali autentici ripresi da velivoli della US Navy, quindi della Marina Militare Americana, e le testimonianze di David Fravor, ex comandante proprio, che fu testimone oculare di uno di questi oggetti misteriosi. Da lì poi è partito chiaramente tutto il periodo di disclosure, di apertura che stiamo vivendo in questo momento. E nel libro analizziamo i video in maniera dettagliata, anche sulla base di documenti prodotti da analisti di intelligence, quindi è proprio un'analisi precisa di quello che è emerso negli ultimi anni. E poi c'è l'ultima parte, quella delle conclusioni, in cui cerchiamo un po' di tirare le fila, anche se non pretendiamo ovviamente di arrivare alla soluzione di questo enorme mistero, però facciamo un po' di riflessioni, delle considerazioni. Ad esempio, l'elemento che balza agli occhi è la similitudine di questi oggetti misteriosi, UFO, UAP, come li vogliamo chiamare, che sono praticamente sempre gli stessi in tutte le epoche, oggi come 100 anni fa. I racconti dei testimoni oculari dei piloti sono sempre molto simili. Si tratta sempre di velivoli che sono molto avanti a livello tecnologico, sempre oltre il livello dei velivoli in uso nel periodo di cui si sta parlando. Sono oggetti dalle forme anomale, non hanno ali, non hanno eliche, non hanno mezzi di propulsione, non lasciano scie di scarico e hanno dei movimenti molto insoliti, delle prestazioni di volo che non si riescono a spiegare perché rimangono immobili, fissi nel cielo e poi all'improvviso partono con accelerazioni veramente repentine, a volte talmente alte da lasciare veramente interdetti i testimoni oculari e con velocità veramente impressionanti. Quindi caratteristiche che si ripetono negli anni, nei decenni e che rendono davvero difficile la comprensione della loro natura, della loro provenienza, della loro realtà e anche del loro scopo, del motivo per cui si fanno vedere ogni tanto e poi spariscono. La centralità dei piloti, secondo me e secondo anche Alberto, è sicuramente il punto essenziale in questo momento della ricerca. Lo dimostra l'importanza che appunto ai piloti dà per esempio il congresso americano in questo momento, ma anche la stampa fa sempre riferimento e giustamente ai piloti ogni volta che emerge qualche notizia particolare. L'abbiamo visto proprio di recente a febbraio quando ci sono stati quegli abbattimenti molto molto strani, anomali nei cieli americani. Prima il pallone cinese, spia o meteo, non si sa bene, ma probabilmente spia, e poi altri tre oggetti che nel giro di pochi giorni sono stati appunto distrutti, addirittura con l'uso di missili aria-aria, quindi aerei militari, decollati apposta per distruggere questi oggetti non ben identificati. Due in territorio americano, statunitense, e un altro invece era al di là del confine in Canada, mi sembra dello Yukon, se non mi ricordo male. Di questi ultimi tre si sono perse le tracce, non sappiamo assolutamente nulla, se abbiano recuperato i rottami, se hanno capito di cosa si trattasse, è rimasto tutto molto nel vago. Fra l'altro ci sono state appunto delle conferenze stampa per spiegare l'accaduto, per forza, perché quando si usa un'arma di guerra come appunto un missile
bisogna poi renderne conto alla popolazione, ovviamente anche ai contribuenti, perché è stato un atto di guerra in territorio nazionale, quindi significa una minaccia molto molto importante, bisogna renderne conto. La conferenza stampa del comandante del NORAD, quindi della difesa aerospaziale nordamericana, il generale Van Herk, è stata una conferenza stampa un po' sui generis, diciamo, perché alla domanda, ma secondo lei potevano essere oggetti extraterrestri? Anziché rispondere nel modo consueto, assolutamente no, non abbiamo le prove, non abbiamo gli elementi per dirlo, il generale ha risposto in un modo un po' sibillino, ovvero a questo punto non si può escludere nulla. Una risposta che può dare adito a due ipotesi, o che si sia fatto sfuggire questa frase perché c'è preoccupazione, perché c'è effettivamente grande confusione nel mondo militare, ed un'ipotesi un po' improbabile vista la caratura, vista l'importanza appunto di questo generale che è a capo del NORAD, ecco, non è dell'ultimo degli ultimi, oppure è stata messa lì apposta paradossalmente per tranquillizzare. Come a dire, guardate che chiunque arrivi nel nostro spazio aereo non lo possiamo abbattere, anche se fossero astronavi di altri pianeti, la difesa del NORAD interviene e vi garantisce sicurezza. Può darsi che sia stato appunto un modo per dire, per sminuire insomma così il problema, non c'è pericolo, non c'è minaccia che noi non possiamo affrontare. E anche per far pensare che tutti gli oggetti che sono stati visti nel corso degli anni dai piloti siano riconducibili a quei velivoli facilmente identificati e facilmente tirati giù dai missili e dagli aerei. Cosa tutta ovviamente da verificare questa. Poi le conferenze stampa del portavoce della Casa Bianca, ma anche di Biden, hanno ancora un po' più virato verso la tranquillità, diciamo così, perché hanno giustificato l'azione molto violenta dell'attacco per motivi di precauzione. E quegli oggetti avrebbero potuto essere un pericolo per i voli, insomma, per il traffico aereo, quindi per motivi di cautela, di prevenzione. Però hanno detto entrambi si trattava di oggetti di bassa tecnologia, di natura benigna, quindi probabilmente neanche erano neanche palloni spia, non si sa bene cosa fossero, e quindi non costituivano un pericolo concreto. Almeno in un caso si trattava sicuramente di un pallone sonda lanciato da un gruppo amatoriale che appunto si diverte poi a seguire il percorso di questi palloni mossi dai venti a livello di atmosfera, perché hanno appunto denunciato di averne perso uno, di non trovarne più, non avere più contatti. E un pallone di 12 euro, più o meno, il costo era quello, abbattuto con un missile da centinaia di migliaia di dollari. Ecco, questo sarebbe un po' lo scenario di questi ultimi momenti. Però proprio in questa circostanza, quando appunto la questione oggetti non identificati è tornata alla ribalta, sono stati i piloti ad essere intervistati, ad essere coinvolti per cercare di capire di cosa si stesse parlando. E non due piloti qualsiasi, perché sui giornali americani hanno parlato e hanno scritto Alex Dietrich e Ryan Graves. E chi sono? Alex Dietrich è una delle prime donne ad avere pilotato un aereo militare e ha operato anche in teatri di guerra. Non solo, era insieme a David Fravor nel 2004 quando c'è stato il famoso incontro con il Tic Tac. Infatti erano due i velivoli che lo hanno intercettato e ai comandi del secondo c'era proprio la Dietrich, che all'epoca era capitano. E cosa ha detto la Dietrich parlando con un giornale online che si chiama The Debrief? Ha raccontato la sua esperienza, appunto quando si era trovata di fronte a questo oggetto lungo, bianco, senza ali, senza mezzi di propulsione, che all'improvviso era schizzato via senza più essere raggiungibile con i loro aerei da guerra, quindi jet super tecnologici. In quel momento, scriveva appunto la Dietrich, si era resa conto che c'erano delle domande alle quali dover rispondere: che cos'era quell'oggetto, da dove arrivava, chi ne era responsabile, domande che aprivano altri interrogativi e sicuramente mostravano la mancanza
controllo della difesa aerea americana, perché questi oggetti potevano entrare a loro piacimento all'interno di spazi aerei controllati, ma anche indicava una mancanza di sicurezza nei voli in generale, del traffico aereo, e anche una mancanza di conoscenza scientifica, perché mancavano le basi per comprendere la loro natura. E lei stessa in questo articolo si fa delle domande e dice: gli UAP sono reali? Sì. Possono essere di provenienza straniera? È possibile. Possono essere extraterrestri? È probabile. Quindi anche lei riconosce la possibilità che ci siano oggetti di cui non conosciamo assolutamente la natura e che vanno studiati. Quindi proprio in questo articolo punta l'attenzione sulla necessità che ci siano studi approfonditi a livello scientifico per dare risposte a questi interrogativi che sono aperti e che meritano invece una risposta. E sottolinea: quello che io ho visto non era un pallone sonda, e quindi bisogna andare oltre, bisogna approfondire l'argomento. E poi in fondo è quello che ribadisce anche, insiste anche nel dire Ryan Graves, anche lui ex pilota della US Navy, operativo però un po' dopo, era tenente, quando nel 2014-2015 ci sono stati tanti avvistamenti multipli sull'altra costa americana, non quella del Pacifico di fronte alla California, ma quella dell'Atlantico di fronte alla Virginia. E in questo articolo pubblicato da Politico, Graves ricorda quante volte lui e i suoi colleghi hanno incontrato quei maledetti cosi, li chiama proprio così, che continuavano a volare nel loro corridoio di volo durante esercitazioni, quindi un corridoio interdetto a qualsiasi traffico aereo. Una volta, appunto, ricorda, c'è stato proprio il rischio di un impatto con due altri jet, evitato per un soffio. E questi cosi, li descrive così, erano dei cubi grigi all'interno di sfere trasparenti, ecco, tutto tranne che sonde, che palloni, ovviamente. Rimanevano immobili nell'atmosfera, anche se c'erano venti da uragano forza 4, e poi, quando lo decidevano loro, partivano in accelerazione istantanea fino a Mach 1, quindi alla velocità del suono, e potevano volare tutto il giorno, cioè non avevano problemi di carburante, a differenza degli aerei militari. Stavano 24 ore in giro, appunto, a farsi vedere sui radar. E Ryan Graves ricorda: io sono un ingegnere aerospaziale, il mio mestiere era, da pilota, riconoscere tutto ciò che volava, sia in contatto visivo ma anche sulle strumentazioni, e non capivo quello che vedevo, non ho tuttora una spiegazione di quello che vedevo. E dice: anche noi pensavamo ad un errore delle strumentazioni, ma abbiamo invece poi verificato che non erano dei fantasmi, anche lui usa questo termine, ma degli oggetti reali, concreti, che emanavano calore, quindi nessun dubbio che fossero oggetti reali. Cosa dice poi Graves? Anche lui ribadisce: è bello, importante che Biden abbia parlato di questi oggetti a bassa tecnologia che riempiono i nostri cieli, ma non ha citato quelli ad alta tecnologia, che sono quelli più pericolosi, quelli che più possono interferire nello spazio aereo e che possono essere più pericolosi perché non sappiamo che cosa sono. E anche lui, appunto, in questo articolo poi auspica che ci siano degli studi approfonditi, che la scienza, anche a livello accademico, non soltanto quindi in ambito militare, in ambito intelligence, ma proprio la scienza ufficiale entri in questo argomento, lo approfondisca e riesca a trovare le soluzioni. Piloti centrali, lo pensa, dicevo, anche il Congresso, e lo dimostra anche l'ultima audizione che si è svolta ad aprile davanti alla sottocommissione delle Forze Armate in Senato, ed è stato ascoltato Sean Kirkpatrick. Chi è Sean Kirkpatrick? È un fisico che è sempre però operato in ambito governativo, per lo più in ambito militare, di intelligence militare, e attualmente è il direttore dell'ARO, questo nuovo ufficio creato su spinta del Congresso dal Pentagono. L'ARO è una sigla che sta per All Domain Anomaly Resolution Office,
quindi l'ufficio che affronta tutte le stranezze, tutte le anomalie in qualsiasi ambito si manifestino, atmosfera, spazio o acqua, mare, perché appunto abbiamo visto che gli UAP riescono indifferentemente a muoversi in tutti questi diversi ambienti, no? Questi domini. Sean Kirkpatrick, parlando appunto davanti ai senatori, ha illustrato, diciamo così, la situazione attuale, lo stato delle cose, quanti sono gli avvistamenti senza spiegazione, ha sottolineato, come ogni volta accade in questi ambiti, che mancano i dati, non ci sono informazioni sufficienti per trarre conclusioni, per capire la natura di questi oggetti. Però, nonostante questo, si è detto convinto che non si tratti di oggetti non terrestri, perché, dice, non ci sono elementi non spiegabili con la nostra fisica attuale. Questo è quello che ha detto ovviamente lui davanti ai senatori, e invece propende per un'ipotesi russo-cinese, cioè non esclude la possibilità che appunto gli avversari storici e i nuovi competitor internazionali degli Stati Uniti siano responsabili di questi oggetti così ad alta tecnologia, addirittura affermando Russia e Cina hanno forse scavalcato a livello tecnologico gli Stati Uniti. Ecco, una notizia che probabilmente avrà fatto sobbalzare sulla sedia l'amministrazione Biden, ma anche molti esponenti dei vertici militari. Però alla fine un po' si è contraddetto mostrando un video molto particolare, un video che girava già da qualche settimana sul web, sembrava non reale, non si sapeva se fosse vero o no, l'ha mostrato il direttore dell'Auro e quindi ora sappiamo che è un video assolutamente autentico, ripreso nel 2022 in Medio Oriente, è probabile che si tratti di Mosul, quindi dell'Iraq, mentre un drone militare stava riprendendo un gruppo di case, di abitazioni dall'alto. A un certo punto sotto di lui passa un oggetto sferico e quindi il drone lo segue e lo riprende, e questo oggetto nell'immagine appare proprio come una sfera perfettamente tonda, metallica, che non ha ali, che non ha eliche, che non ha nessun mezzo di propulsione, eppure vola e molto rapidamente se ne va, quindi un video che dura pochi secondi. Alla domanda che cos'era questa cosa, il direttore dell'Auro dice: non abbiamo informazioni sufficienti per dirlo, un solo video non basta. E neanche questo evidentemente lo ha stupito a sufficienza, ha preferito, insomma così, glissare sull'argomento. Però vorrei ricordare che Kirkpatrick ha scritto di recente un articolo scientifico insieme a un altro personaggio molto interessante, che è Avi Loeb. Avi Loeb è uno scienziato, un fisico, astrofisico, astronomo, è una personalità veramente molto, molto rilevante nel panorama accademico internazionale, israeliano ormai trapiantato in America, è professore di Harvard ed è colui che, per esempio, ha ritenuto di provenienza artificiale, non naturale, quello strano oggetto interstellare che ha attraversato il nostro sistema solare nel 2017, chiamato Oumuamua, il messaggero arrivato da lontano. Per gli altri astronomi, per gli altri astrofisici, era una strana cometa, era un strano blocco di ghiaccio, appunto movimento nello spazio. Invece per il professor Loeb si poteva trattare di un artefatto prodotto da una civiltà dello spazio chissà quanto tempo fa, una specie di relitto, magari non più funzionante, in movimento appunto nel cosmo. E appunto ha scritto articoli scientifici, anche un libro per affermare questa sua ipotesi. Ed è sempre la persona che in questo momento sta cercando di spiegare gli UFO con un studio scientifico, un progetto, il progetto Galileo, che appunto ha la sua base a Harvard, e che intende utilizzare i telescopi usati in ambito astronomico per individuare questi oggetti misteriosi e capire che cosa sono. Lui dice trovare la targa made in China, made in Russia o magari made in Pleiadi, e in questo caso avremmo la, insomma così, la dimostrazione che non sono oggetti nostri, ma oggetti di altra natura, di altra provenienza. Insieme hanno scritto questo articolo
nel quale ipotizzano la possibilità che gli UAP, che compaiono ogni tanto qua e là, siano delle sonde provenienti da astronavi madri in movimento nello spazio. Hanno questa idea, una civiltà molto evoluta che vuole conoscere lo spazio, può mandare queste grandi astronavi con all'interno delle sonde che vengono rilasciate ogni volta che sono nelle vicinanze di pianeti interessanti, per esempio come il nostro, dotati di acqua. Quindi queste sonde vengono rilasciate e si diffondono nell'atmosfera per ricavare dati, informazioni. Sonde, fra l'altro, che diventano praticamente eterne perché si possono autoriparare e possono anche duplicarsi, quindi creare copie di se stesse. Quindi una tecnologia molto avanzata, molto, molto evoluta ovviamente. Addirittura fanno un calcolo, ipotizzano che potrebbero esistere milioni se non miliardi di queste sonde sparse appunto nella galassia. Quindi in chiave teorica questi oggetti che noi vediamo potrebbero essere sonde aliene? Sì, ma lo sono? Anche in questo caso non abbiamo i dati sufficienti per affermarlo, anzi arrivano a ipotizzare che ci siano dati incompleti, dati sbagliati, che per esempio anche le strumentazioni abbiano avuto dei problemi, e parliamo di strumentazioni militari, parliamo di telecamere che vengono usate come puntatori d'arma per centrare un obiettivo e poi colpirlo con un missile, quindi non sono proprio telecamere di bassa qualità. Eppure appunto dicono questo, potrebbero trattarsi di errori, e lo dicono sulla base di un'osservazione così un po' empirica, ovvero normalmente quando un oggetto ha un'accelerazione molto forte, cosa succede? Esplode o comunque si trasforma in una palla di fuoco per l'attrito con l'aria. Se questi oggetti invece non si trasformano in palla di fuoco, vuol dire che non hanno l'accelerazione che viene immaginata, che finora è stata ipotizzata. Questa è la loro ipotesi. E quindi in teoria ammettono che gli UAP non solo esistano ma possano proprio essere di provenienza aliena, ma poi nella pratica dicono non abbiamo prove per dire che siano proprio questi oggetti che noi osserviamo. Insomma, si ha l'impressione che in certi ambienti si sappia molto di più di quello che in realtà non venga detto. E ci sono tantissime informazioni, tanti dettagli, tante immagini che ancora non vengono comunicate. Verranno mai rese pubbliche? Questo non è facile da sapere. Probabilmente dipende anche da noi, da quanto come opinione pubblica riusciremo a fare pressioni, da quanto ne farà la politica, e con questa intendo soprattutto la politica di Washington, il Congresso degli Stati Uniti, che per ora sembra davvero intenzionato ad andare fino in fondo alla questione. E poi forse dipenderà anche da loro, se continueranno a farsi vedere, se questi oggetti saranno sempre più numerosi, diventerà impossibile continuare a sviare, ad evitare il confronto, quando appunto dovessero mai diventare presenze costanti, osservate un po' ovunque, un po' da tutti. E quindi insomma aspettiamo e rimaniamo sempre ovviamente con gli occhi ben aperti, con le orecchie belle tese per cogliere qualsiasi informazione possa essere utile per arrivare appunto alla verità. Bene, io vi ringrazio di avermi ascoltato, grazie per questa serata, per questa opportunità. Vi lascio ora ovviamente a Giorgio e ad Alberto, che saprà sicuramente rispondere a tutte le vostre domande su questo argomento tanto affascinante. Ancora grazie e buona serata. Bene. Noi siamo abituati, finora siamo stati abituati, a coniugare UFO, che adesso dovremmo chiamarli UAP perché cambia la frettata, ma l'uovo è sempre la base, agli Stati Uniti, perché loro sono talmente grandi, no? Gradassi, la grandeur che non è francese, stavolta è americana, e gli americani hanno tutto, hanno anche gli UFO. Bene, non è così. L'UFO è un fenomeno che non ha né tempo né spazio. Ci sono dei graffiti di 10.000-20.000 anni fa che ritraggono dei presunti, ovviamente presunti, dischi volanti con dei presunti.
graffiti fatti da nostri progenitori che certamente non avevano il web, computer e cose di questo tipo, e neanche una fantasia così accesa. E dall'altra abbiamo questi fenomeni che viaggiano in tutto il globo terracqueo e anche fuori, addirittura sono stati notati anche di passaggio sulla Luna e recentemente, ma non si dovrebbe dire, anche su Giove. Infatti, guarda caso, hanno mandato ben due sonde su Giove ultimamente gli americani. Una arriverà fra 9 anni, ma fra 9 anni li voglio tutti qui, che ne riparliamo, se ci sarò ancora. Allora, dicevo, gli UFO sono dappertutto, ma sono anche qui. Per cui intendo non solo in Europa, non solo in Italia, non solo sopra casa sua, no, scusate, quelli sono aerei militari, altre cose. Sono stati anche a Piacenza, li hanno visti 4, avete visto la locandina, 4 piloti militari. Allora se ne parlò tantissimo, però poi fu messo tutto a tacere, perché, come ha detto la Sabrina Pieragostini, ci vogliono le cosiddette prove, cioè ci vuole un qualche cosa che dia testa contro il muro, che faccia capire che non sono nostri. Questi oggetti non sono fabbricati dall'uomo, questo ne sono più che convinto. Che poi siano pilotati o no, questo è un altro discorso. Da dove vengono non lo so e relativamente non mi interessa, ma non sono nostri. Bene, allora, adesso tocca a te. Dopo ti dirò, se non lo dici tu lo dico io. Adesso devi parlare, se tu vuoi, del primo e più grande... Posso anche appellare nella facoltà di non rispondere. No. Cioè, tu sei sotto il quinto emendamento. Sei sotto tortura. Quindi adesso devi parlare del caso Golinelli. Se vuoi alzarti e girare tra di loro, puoi farlo. No, allora, intanto io mi alzo perché lavoro, non so se magari per Claudio è un problema, se mi sposto. Partire a dire qualcosa dopo quello che ha detto Sabrina non è facile, perché Sabrina è una studiosa molto preparata sul tema, e quindi è difficile prendere in mano adesso il testimone. Intanto ringrazio lo staff di Galileo, che con Spazio Tesla ha un connubio bellissimo di scambio di informazioni e soprattutto di condivisione di ricerca. Voi del Galileo avete la possibilità naturalmente di avere un team molto, molto esperto, perché Giorgio è anche un uomo di scienza, non sei uno scienziato ma sei un uomo di scienza, giusto? Ok, senza l'H finale. E quindi c'è una passione che porta avanti questa associazione. E al di là dell'essere più o meno scienziati o scientisti, quello che è lodevole è la passione che ci porta avanti. Ognuno di noi probabilmente ha avuto, in questo caso parliamo appunto di ufologia, qualche caso, o almeno uno nella vita gli può essere capitato qualcosa di strano che lo ha fatto almeno pensare su quello che stesse succedendo. I tempi sono cambiati. Qualcuno diceva qualche anno fa parlare di questi temi comportava essere etichettati, no? E quindi essere messi un po' all'indice. Oggi forse possiamo sbilanciarci e dire che forse 8 persone su 10, non dico che credono, perché questo non è essere avere un credo o meno, non è una fede, ma hanno almeno il pensiero e la consapevolezza di porsi la domanda e di dire in effetti forse qualcosa di strano c'è. Negli anni 80, scusa se interrompo, non va? Possibile. Ecco. Negli anni 80, quando io ho cominciato a Parma, abitavo a Parma allora, adesso da 30 anni abito a Collecchio, ma come se fosse sempre a Parma. Bene, a Parma io ho un fratello più grande di me, non lo invidio perché chi lo scambiava per me, perché ci assomigliamo abbastanza,
gli veniva fuori una gamba, e quando lui spiegava che non era lui l'ufologo, il parmigiano di turno diceva: ah, Giorgio Patera, con un bravo ragazzo, ne dica Normand Bombay. Negli anni Ottanta io non ero normale, io come tutti quelli. Il nostro sodalizio va avanti da quasi 20 anni. Noi abbiamo compiuto 25 anni quest'anno, voi siete venuti appena un po' dopo. Sì, sono venuti dopo, la passione c'era già da prima, ma noi comunque, ufficialmente nasciamo come dopo. Vedete, i nostri binari vanno nella stessa direzione e si incontrano spesso negli scambi. Allora, adesso Giorgio ha fatto un preambolo molto molto simpatico sulla figura del sottoscritto. Io ho svolto servizio militare, tuttora sono all'interno dell'Associazione Arma Aeronautica, assieme a Laura viviamo in quello che adesso non è più base di uno stormo, perché il gruppo volo, il 155esimo gruppo volo, si è trasferito a Ghedi, quindi a una distanza a 5 minuti di volo da Piacenza, quindi l'aeroporto è rimasto tale perché ha una determinata importanza strategica per quanto riguarda lo scacchiere militare. San Damiano si pone in una zona che fino dai tempi del ventennio fascista era comunque un punto di volo dell'aeronautica, perché, faccio questo piccolo passaggio perché è importante per quello che poi andrò a dire su quello che accade nel 66, perché è una zona dove la nebbia si fa vedere raramente. Quando c'è nebbia lì non c'è in città di Piacenza, siamo nella zona che è vicina, per chi conosce un po' la provincia di Piacenza, insomma siamo vicini a Castelarquato, no? Appena appena sotto, per intenderci. E quindi le nebbie, se ci sono, quelle rare volte sono cattive. Però. Vuoi ricordare che San Damiano ha la pista sì, più lunga d'Europa, sì, perché quasi 3 km, 2 km e 9, infatti da noi potevano atterrare anche i 787, potevano atterrare gli AWACS, quindi durante la guerra in Kosovo atterravano anche gli AWACS da noi, quindi vabbè, quindi, per dire che è una pista importante. E poi la P1, la P2, la seconda pista, che è una pista una volta di rullaggio, è stata fatta diventare poi pista di decollo e atterraggio perché aveva determinate caratteristiche tali per cui potevano benissimo utilizzare anche la pista di rullaggio come seconda pista. E vi dico questo perché quello che appunto diceva Giorgio sull'avvenimento che è rimasto in un cassetto, pensate, per più di 50 anni. 50 anni, questo è scritto anche nel libro. Io chiaramente non spoilerò tutto il libro perché spero che qualcuno lo compri, perché così almeno ci paghiamo la pizza stasera, no? con il libro. No, hai ragione Sabrina, è uscito un periodo un pochettino sfortunato perché non abbiamo potuto fare promozione, non siamo andati da nessuna parte, e c'erano già in cantiere delle date con anche dei personaggi legati ancora al tempo e al mondo dell'aeronautica militare. E, perché qui abbiamo avuto anche un aiuto importante, perché c'è un passaggio con un vice capo di Stato Maggiore, con il generale Giulio Mainini, che oggi è un generale di squadra aerea, che è presidente dell'Associazione Arma Aeronautica, che ci ha dato una mano, come il comandante Franco Manini, che è un comandante ex pilota militare, ex pilota all'Italia, che anche lui ci ha dato una mano per alcuni aspetti tecnici che andavano visti. Cosa succede? Che per più di 50 anni questo caso che avete visto ben documentato su Tribuna Illustrata, non sulla Domenica del Corriere, ma su Tribuna Illustrata, faceva vedere in prima pagina degli oggetti volanti triangolari. Qui erano praticamente un po' diversi da quelli che poi realmente hanno visto i piloti, però l'idea di oggetti triangolari c'era. Cosa succede? Che durante degli incontri che si facevano, che abbiamo fatto anche assieme a Giorgio, si parlava di questo caso e l'abbiamo anche portato avanti, personalmente l'ho portato avanti, lo citavo, e erroneamente citavo il nome di un comandante della base di San Damiano come il comandante Dante Golinelli. In realtà Dante Golinelli non era un comandante, era comandante pilota, ma non era un comandante della base, allora era un colonnello, mi sfugge il nome adesso di questo colonnello, lo citiamo però nel libro.
Golinelli era un maresciallo pilota, perché negli anni 60 i piloti non tutti erano ufficiali, molti, ed erano veramente molto bravi, lì volavano su degli F-84F Thunderstreak, che erano dei caccia multiruolo che gli americani avevano utilizzato nella guerra di Corea. I piloti, molti, erano, come dicevo, dei sottufficiali, dei marescialli piloti. Ebbene, per citare il caso, è il 17 di ottobre del 1966, una giornata splendida, sole pieno, giornata secca, devono fare questi piloti una missione, e noi abbiamo fatto anche nel video, nelle interviste che facciamo a Golinelli, che è presente sul nostro sito, e in un'intervista anche scritta, abbiamo fatto un fermo immagine sul libretto di volo, perché il comandante Golinelli ha tenuto il libretto di volo di quella giornata, e la missione, in codice adesso si può dire, si chiamava Fallex 66, cioè l'anno e un nome in codice. E cosa voleva dire? Voleva dire che si faceva la simulazione di un attacco da parte del blocco sovietico che aveva sfondato le linee italiane, e quindi si stavano introducendo nella pianura padana per bombardare le nostre linee. Quindi cosa succede? Questi piloti, attorno al mezzogiorno, si trovano sulla pista pronti per partire. Sono tre piloti, ok, che devono andare sull'Adriatico, passando per tutta la pianura padana, con questi F-84F. Si accorgono che c'è, Golinelli si accorge, mi dice, di una stella sulla verticale dell'aeroporto. Una stella a mezzogiorno è un po' anomala la cosa. Lui parla di stella, tenete in mente questo. Bene, non c'è tempo da perdere, si parte. L'F-84F, non abbiamo le immagini, però ve lo dico, all'estremità delle ali aveva delle taniche che sembravano dei siluri in alluminio. Quelle erano i serbatoi supplementari per le missioni un po' più lunghe, perché in realtà il carburante, come voi sapete, sta nelle ali. Bene. Questi partono, devono arrivare sull'Adriatico e uno di loro deve fare la lepre e gli altri gli devono andare dietro e sparare, ma sparare veramente. La lepre avrebbe lasciato poi dietro la coda dell'aereo una specie di striscia di stoffa perché dovesse essere appunto colpita. A un certo punto Golinelli si accorge che l'aereo non sta pescando dalla tanica prima e dall'ala poi, ma sta pescando solo dall'ala, e questo cosa comporta? Uno sbilanciamento dell'aeroplano, quindi la ingovernabilità dell'aeroplano. A questo punto dice: signori, io me ne torno a casa perché non posso fare la lepre, perché rischio veramente di essere poi centrato, ma era pericoloso governare l'aereo. Quindi torna verso l'aeroporto di San Damiano, ripercorrendo tutto il tragitto molto semplicemente della via Emilia. Gli altri due piloti che erano con lui sono il tenente Vittorino Bocca e il sottotenente Genzini, che io ho tentato con Laura di andare a contattare, ma non siamo riusciti. Genzini meno che meno, la moglie mi ha detto: guardi, lasci perdere, mio marito di quelle cose non ne vuole sapere, è andato sul Terminillo e non viene più giù dal Terminillo. Vittorino Bocca, c'è stato un episodio molto più curioso, perché al telefono mi aveva detto, dopo una lunga telefonata, tanto questa è cronaca, si può dire: no, ma guardi, sì, in effetti c'era una stella, però era la Gemini che era lì. La Gemini, quindi la sonda, no? Scusi, comandante, ma la Gemini non sta ferma, si muove. Quindi è stato un po', insomma, un arrampicarsi sui due. La Gemini non era geostazionaria, esatto. Quindi poi gli dissi: guardi, comandante, io devo venire a Roma, perché c'era stata la conferenza del CUN a Villa Maria, in zona Gianicolense, a Monteverde, e casomai ci vediamo per fare una chiacchierata. Era l'anno successivo dell'incontro con Golinelli. Vittorino Bocca per qualche giorno sparisce. Lo cercano, era vedovo questo signore, ma non lo trovano a casa.
gli amici, spesso il comandante Franco Manini va a cercarlo, non lo trova. E quando ci troviamo a casa di Golinelli, ma sai che Bocca non c'è, io sono preoccupato, dice. Bocca non era a casa perché non si voleva far trovare, non voleva raccontare cosa era successo il 17 di ottobre del 66. Perché quando il Dante Golinelli ritorna sul corridoio di atterraggio dell'aeroporto, vede ancora la stella e chiede alla torre di controllo di andare a vedere, cioè, cosa sarà quella cosa. E la torre di controllo gli dà l'ok per andare a vedere cos'era quella stella. In torre di controllo chi c'era? C'era quello che era stato il mio comandante, il colonnello Gianassi Paolo, che abbiamo citato casualmente. Colonnello Gianassi, e vi faccio sorridere qua, il colonnello Gianassi, siccome io facevo fatto il volontario in ambulanza per 31 anni in Croce Bianca a Piacenza, un giorno il colonnello Gianassi era volontario, anche lui faceva l'impiegato in Croce Bianca, e mi dice, Negri, venga su un attimo negli uffici che devo parlare. Io vado di sopra con riverenza che mi è rimasta da militare, il comandante mi dice, il colonnello mi dica, dice, Negri, lei ha scritto un libro, ha fatto un articolo su UFO? E io dico, sì, colonnello, ho detto, qui adesso mi dà una pettinata numero uno. E mi dice, Negri, lei ha fatto bene tutto, tranne una cosa, ha sbagliato l'altitudine dell'oggetto, lei ha scritto 30.000 piedi, in realtà l'oggetto era più di 60.000, cioè era più di 20.000 metri d'altezza sulla verticale dell'aeroporto. E io dico, scusi, ma lei come fa a saperlo? Perché sono io che ho dato a Golinelli l'ordine di andare in quota. E mi dice, lei Golinelli non l'ha più visto? No, dico, io veramente non l'ho mai conosciuto. E dice, ma vada a cercare, cerchi su internet, magari lo trova. E ho iniziato da peripezie per cercare questo comandante pilota, e l'ho trovato, perché poi quando le costellazioni si mettono in fila le cose capitano. E questo comandante non vedeva l'ora di raccontarmi quello che era successo, perché gli dico tutto, mi ha detto, per telefono, non sapeva manco chi fossi, gli dico tutto, e mi ha raccontato per filo per segno quello che vi sto raccontando, con una dovizia di particolari incredibile. Avete visto questo signore in fotografia? Tra l'altro il poverino mi fa, ma io la foto oggi no, perché c'ho l'occhio, aveva fatto la cataratta, la poverina. Ma lucidissimo, e mi ha raccontato con una dovizia di particolari quello che è successo. Quando torna quindi sulla base di San Damiano, dal colonnello Gianassi, allora era un tenente lì in torre, riceve l'ordine di andare in quota. I radar, sia di superficie che i radar di pista, che radar in quota, erano spenti. Ma detto, li tenevamo spenti, perché tanto era una bella giornata. Prende e comincia ad andare su con l'F-84F in avvitamento. Però va, dice, io vedevo l'oggetto, era lì. Va. Ha rischiato di fare la fine del capitano Mantel. Vi ricordate cosa è successo al capitano Mantel in America? E meno male che Golinelli, quando la torre di controllo ha detto torna giù perché non può più andare in alto, non ce la faceva, no? Senza ossigeno, sì. E poi non ce la fai, la struttura del velivolo non tiene, mentre Mantel ha detto no, voglio vedere cos'è. Forse erano anche delle altitudini diverse, perché calcolate che lui quando è arrivato, lui mi dice ma sarò arrivato a 55.000 piedi. E poi l'aereo a reazione più di così non va, perché non c'è più l'ossigeno, ok? Fin qui è molto semplice. Quindi lui arriva e cosa dice? Quando arrivo vedo un triangolo non equilatero come si vede nella tribuna illustrata, ma un triangolo isoscele, bellissimo. Addirittura lui dice che era tutto argenteo con un riflesso della luce solare, gli gira attorno un pochettino, poi come diceva Giorgio l'aereo non era più governabile molto bene, quindi incomincia a scendere, ma visto che gli dice guarda che qui c'è un triangolo, e allora al ritorno dalla esercitazione gli altri due F-84F vengono mandati in quota,
In più viene fatto partire un quarto velivolo per prova motore, perché avevano cambiato delle parti del jet, e quindi fanno salire il quarto caccia in quota. Tutti e quattro dichiarano la stessa cosa, tranne uno che dice c'è una cupola rossa al centro del triangolo. Golinelli dice io la cupola non l'ho vista, e anche qui si sarebbe da aprire un dibattito solo su questo, cioè quello che ognuno di noi percepisce, vede, è soggettivo, e probabilmente questo pilota, chissà, magari in quel momento la cupola rossa veramente c'era. Dipende dall'inclinazione dei raggi solari? Non lo so, però lui, il disegnatore, il fumo, la mette molto marcata come cupola rossa. Quindi è un film già visto questo qua. Tornano tutti a terra, prima cosa che fanno, tutti dentro in un hangar, col colonnello e naturalmente anche il personale di terra. Voi non avete visto nulla. Era un pallone sonda, punto. Pallone sonda che dal 47 ce lo troviamo nel 66, ce lo troviamo ancora adesso con i palloni cinesi da 4 soldi, cioè la storia del pallone sonda, quando non sanno cosa dire, è quella, ok? Naturalmente le notizie vengono secretate e vengono passate agli americani, perché San Damiano, ricordiamocelo, come altre basi, è una base NATO, c'è un comandante italiano, ma la competenza su certe notizie, soprattutto di intelligence, passa in mano agli americani, e anche ultimamente, perché è successo un qualcosina di singolare su Aviano, non ha detto niente nessuno, ma un mese e mezzo fa è successo una cosa simile, ok? Io volevo sottolineare un particolare, non so se ve ne siete accorti, c'è un'esercitazione in ballo in piena guerra fredda, un'esercitazione che interessa tre aerei nostri, e su c'è la stella, tra virgolette, che sta a guardare. Allora, quando gli ufologi dicono che regolarmente, quando c'è la presenza di questi oggetti, chiamiamoli così, su basi militari, perché vogliono controllare, il quoziente intellettivo tendente a zero dell'uomo che gioca con i soldatini è vero, perché sembrava che quel triangolo aspettasse questa esercitazione per controllare, perché era lì pronto. Ci può stare. La cosa interessante, grazie Giorgio, la cosa interessante è che nell'intervista sia scritta, che è quella che poi abbiamo riportato nel libro, e nel video, nella video intervista, il comandante Golinelli dice ma mi hanno detto di dire che ho un pallone in sonda, ma... e lui molto semplicemente fa notare giustamente che il pallone sonda è grande sulla sommità ma poi finisce a punta sotto, e questo non, è il contrario, non solo, il pallone sonda è pieno di elio, quando raggiunge una certa altitudine per differenza di pressione scoppia. Quindi potevano inventare un'altra cosa, perché se il comandante di terra di San Damiano dice non avete visto niente, ci sta. Se si dice dovete dire che era un pallone sonda, non ci sta più, perché non lo sta dicendo a un pescatore del Po, lo sta dicendo a uno che ha studiato per anni la bionica. Quindi non può dire un pilota che a 60.000 piedi ha visto un pallone sonda, perché o è ubriaco o è impazzito, uno dei due. Quindi a volte non sanno neanche raccontare le bugie. Ma poi la cosa curiosa comunque è la semplicità nel linguaggio e nel modo di esporre il fatto che riporta Golinelli, ma veramente con una semplicità di linguaggio, senza dover andare a trovare termini strani o che... Cioè, lui parla così, dice, ma poi noi è andato di dire così, e oh, per me non è proprio. Chiude l'intervista e dice, ma no, per me non era mica. Quell'UFO lì dice, boh, non so cosa fosse. Beh, quindi, la genuinità. Ed è rimasto nel cassetto questo racconto per tanti anni. Se non fosse stato per il mio comandante che mi ha spronato ad andare a tirare fuori la faccenda, magari sarebbe rimasto ancora lì
ancora noi a fare delle cronache riportando notizie scritte in malo modo, monche di particolari, dove invece qui sono usciti tutti. Ed è stato un caso forse tra quelli più interessanti. Poi ce ne sono degli altri all'interno del libro, sia di piloti militari che di piloti civili, e alcuni un po' più inediti assolutamente, e che ci hanno dato quella voglia di dire: ma sì, andiamo avanti a vedere, a parlare, perché facendo così, a indagare, forse piano piano usciranno le cose. Ricordatevi che quando c'è poi un segreto militare, questo caso è stato desecretato, ma ce ne sono alcuni dove assolutissimamente i piloti non diranno mai assolutamente nulla. E ancora sulla base di San Damiano, e comunque che ha coinvolto dei piloti del 155esimo gruppo, vi posso assicurare che ci sono altre cose che però, perdonatemi, non le posso riportare. Cose curiose, attenzione, non cose pericolose, ma accadimenti curiosi che, come il comandante David Trevor, hanno fatto pensare che qualcosa di strano ci sia, insomma, ecco. E quindi che non siano, attenzione, tutte cose loro, come dice l'ex capo dei progetti segreti Ben Rich della Lockheed Martin, ma ci sono quelli che fanno volare loro e quelli che facciamo volare noi. Tu giustamente un giorno hai fatto un passaggio: gli UFO non volano, si spostano, che è diversa la cosa. Infatti, scusa, mi metto nel pensiero, vai. Perché l'hanno chiamati UAP? Hanno detto che adesso non si possono più chiamare UFO, bisogna chiamarli UAP. Allora, UFO vuol dire, tradotto vuol dire Unidentified Flying Object, oggetto volante non identificato. Oggetto ci sta perché riflette la luce del sole, e non identificato ci sta perché non sappiamo cos'è. Quello che non ci sta è volante, perché non ha ali, non ha portanza, non ha apparentemente un qualcosa che gli dà la propulsione. Quindi hanno detto: noi ci salviamo i puntini puntini e lo chiamiamo UAP, Unidentified Aerial Phenomena, fenomeno che è in aria che non sappiamo che cos'è. Bravi, avete spiegato l'acqua calda proprio, avete trovato l'acqua calda. Facendo così si è un po' aperto il file. Generale Van Eyneck, appunto, che è capo del NORADEC, cioè Sabrina è capo anche dell'USAF, del comparto, diciamo, nord atlantico, è un po' come la storia di Medvedev, non è che si è fatto scappare così le cose tanto per. Ricordiamoci che quando nell'ambiente militare vengono rilasciate informazioni, vengono studiate a tavolino prima, perché sennò questi personaggi qui sarebbero già stati rimossi dai loro incarichi. Probabilmente su, ad esempio, un rumors che si è sentito quando ci fu l'avvistamento su Mons Selice di un triangolo enorme, quello non era probabilmente un UAP o un UFO, ma erano cose nostre, perché il TR-3B forse è partito dalla base di Sigonella. Ok, e ci ha impiegato un nanosecondo ad arrivare su Monselice. Quindi ci sono in effetti, e dobbiamo dirlo, degli oggetti che probabilmente sono di nostra tecnologia. C'è un passaggio curioso che dice nell'intervista che con Sabrina abbiamo fatto nella base di Cameri al generale Giulio Mainini. A un certo punto dice: ma insomma, la tecnologia nostra inteso italiani e NATO, e quella del l'est europeo e del sud-est asiatico, bene o male è quella, non è che ci sia quello che prevale, quello che va indietro rimane, ok? Bene o male siamo tutti lì. E poi alla fine fa una battuta e dice: ma ascoltate, venite sempre a picchiare su di noi, no, con le notizie, ma datelo un po' chiedere anche i russi e i cinesi, che queste cose le sanno. Quindi a livello globale queste cose sono a conoscenza
i capi di Stato Maggiore e naturalmente i comparti della sicurezza sanno che ci sono cose nostre e cose che non sono nostre. Adesso qui è difficile poi identificare, non abbiamo in mano la... Anzi, vi dirò di più, che per nascondere quello che non è nostro, ogni tanto fanno apposta volare qualcosa di nostro per dire, vedete, quello lì l'abbiamo mandato noi, quello era uguale più o meno a quell'altro che avete visto la settimana scorsa, quindi è tutta roba nostra, non è affatto vero. Certo, bisognerebbe essere dei piloti, perché da terra uno come noi che va per strada a fare la spesa, come fa a capire se quella è una cosa uguale a quella della settimana prima, nostra o non nostra? Chiaramente le uniche cose che non stanno in piedi sono le bugie clamorose, tipo il pallone sonda di Roswell, ci sono voluti 8 camion militari per caricarlo, 8 camion militari per un pallone sonda. Una volta piegato senza gas elio dentro, sta in baule di una vecchia 500, 8 camion militari. Poi il famoso Telex, lo sapete la storia del Telex, no? È stata non decifrata con dei sistemi adesso, quando appunto sono nella base, il comandante Re, colonnello Remi, il generale Remi, stanno guardando i pezzi di questo pallone. Fagli vedere il pallone. E si vedono le foto di loro due che stanno guardando il pallone, si vede però anche con un ingrandimento particolare il testo di quello che c'è scritto sul telex. Quindi soltanto ultimamente si è riuscito a vedere, e lì chiaramente non... Quindi non si parla di quell'oggetto che loro stanno guardando, del progetto Mogul, ma si sta parlando di un oggetto che non c'entra niente con la tecnologia nostra. E quindi niente, adesso non è che andando in volo dobbiamo avere paura di quello che ci ronza sopra, però quello che è stato detto ultimamente, che è uscito dalla parte dell'intelligence del Pentagono, questo livello di attenzione un po' più alto, che probabilmente anzi c'è sempre stato, adesso cominciano un po' di più a dire c'è forse qualche rischio in volo, perché magari qualche incidente aereo anomalo di impatti in volo di aerei accartocciati che sono caduti, poi magari qualcosa ci potrebbe appunto far pensare che gli spazi aerei non siano proprio tutti così tranquilli, ecco, diciamo. Bene, ci vuoi dire che non c'è già su Marte, per favore? No, beh, la storia di Marte non è che io la sappia, è che io ho parlato un po' con parole mie, abbiamo parlato, vabbè, ma il progetto Solar Warden penso che sia la portata di tutti, avete chissà letto quante cose su internet, così. Ha fatto una bella disamina Antonello Lupino, che abbiamo avuto ospite con Space Secret, USA Space Secret Space Program in una prima puntata, e martedì andremo con la seconda puntata. E anche lui è un topo d'archivio, è andato a vedere certe cose e sono uscite delle notizie interessanti di queste flotte spaziali che gravitano anche intorno alla Terra. Un particolare invece che si potrebbe, senza fare direttamente il nome, perché tra l'altro tu lo conosci perché è un fisico che tu hai conosciuto in una delle nostre conferenze, questo fisico che ha lavorato tantissimo per il Politecnico di Milano, un giorno, un sabato pomeriggio con Laura, eravamo in una sezione staccata del Politecnico, in un ambiente dove c'era un corso, e c'era l'ufficio, c'era lo studio di questo fisico, di Sergio, e con Laura andiamo con lui a parlare un attimo. Nello studio ci sono delle belle fotografie di Baikonur, di cosmonauti, una foto di Marte. Gli dico, professore, caspita, gli davo ancora del boi, caspita, belle queste foto. E dice, sì, dice, io vado Baikonur di tanto in tanto. Allora abbiamo espresso un po'
l'interesse, no, delle sue ricerche, e lui dice, perché poi siamo andati un po' in sintonia, no? Perché poi gli abbiamo detto che appunto ci occupiamo anche di ufologia, cosa? Lui stranamente, non ci aveva mai visto, si è un po' aperto, e anche qui a volte, se parliamo sempre, e qui entra in gioco la scienza, di entanglement, no? Di risonanza, basta anche poco, basta anche niente, basta anche guardarsi e si capisce. E questo ci racconta una storiella, e lui faceva il preparatore dei cosmonauti per le missioni sia sulla ISS che per altre missioni dei russi, e preparatore per quanto riguarda diciamo la sfera legata all'acqua, l'acqua come mezzo di informazione. A un certo punto lui è in una riunione dell'agenzia spaziale russa, che come la NASA è un'agenzia militare, ok? Non sono civili, i russi meno che meno, e a un certo punto io dice, io di russo parlo poco, ma lo capisco bene, e un ufficiale dice stop, fermiamo qui perché questo capisce, questo sente. Però lui, e lo mandano fuori dalla riunione, in quel momento lì, quel pezzo di riunione non doveva sentirlo. E però fino a quel punto aveva sentito qualcosa. E allora ci dice che i russi stanno già facendo i viaggi su Marte. Ma da mo? Da anni. E noi ci guardiamo in faccia e dico, ma no, ma dai, è impossibile, no? Cioè, facciamo, ci spingiamo anche in là, no, su certi argomenti, e lui ci conferma questa cosa. Quindi poi quando parli con Antonello Lupini dice, sai, ma presa quell'informazione, presa quella, poi dopo incomincia a intrecciarle, forse almeno il dubbio ti viene. È stato bello perché poi dopo con lui abbiamo raccontato tante cose, però quel particolare è rimasto lì come un santuario, e poi non ne abbiamo più parlato. Però è stato bello quando lui ha detto, a un certo punto mi hanno mandato via perché hanno detto questo non parla ma capisce, quindi l'hanno mandato fuori. Grazie. Signori, domande? Quindi Obama su Marte? Dimmi Claudio. Obama su Marte. Che dire? Ci può stare tutto. Io non mi stupisco più di niente, perché come dice Claudio Barella, non è fantascienza ma è fantarealtà. E quindi stiamo veramente vedendo delle cose incredibili. Attenzione, questo lo dico perché anche questo l'abbiamo pubblicato sul sito con una bella intervista, poi arrivo, con uno dei responsabili del progetto Gaia. Gaia è una sonda lanciata dall'ente spaziale europeo e soprattutto dall'Agenzia Spaziale Italiana per la ricerca di vita all'interno del nostro sistema solare. Cioè l'Agenzia Spaziale Italiana è convinta di trovare qualcosa all'interno del nostro sistema solare, non c'è bisogno di andare a fare i viaggi alla Star Trek, che faremo, o magari si fanno già, come diceva Ben Rich, ma all'interno del nostro sistema solare. E mi ricordo che Marco Castellani, che è appunto un astrofisico dell'INAF, ed è piacevolissimo parlare con lui perché è una persona di vedute molto aperte, ma soprattutto di un livello coscienziale elevatissimo. Lui dice, usciremo presto con delle informazioni su questo. Quindi se l'Agenzia Spaziale è convinta che ci siano delle forme di vita, non sappiamo quali, all'interno del Sistema Solare, è una notizia incredibile. Guardate soltanto con l'utilizzo, con le installazioni di James Webb, cosa stanno saltando fuori. Cioè non passa giorno che non ci dicono che ci sono degli esopianeti. Tra un po' ci diranno che la storia della velocità della luce è tutta da mettere in naftalina,
che il professore Kami, che abbiamo avuto, che è stato un amico per noi, parlava della velocità della tecnologia tachionica. Quindi quante cose sono chiuse lì nei cassetti che dovranno uscire piano piano? Dimmi. No, una cosa. Primo, quello che hai detto... Vengo lì così sentono tutti. Claudio registra. Quello che hai, il riferimento che hai fatto adesso a Marte, no? Si spiegano anche quelle immagini che si sono viste, se qualcuno ci è già andato, tipo i russi, di quelle strutture che non sembrano del tutto naturali, no? Quindi, prima cosa. La seconda cosa invece fa riferimento a qualcosa che hai detto prima. Hai parlato di qualche cosa che su Aviano è passato così. Che così? Se puoi spiegare un po' meglio. Su Aviano non era un pallone, non era un pallone cinese. Perché fateci caso, questi palloni qua, dove li hanno visti? In mezzo alla pianura padana, in mezzo al Kansas o su delle basi militari? Sulle basi militari. Sulle basi militari. Allora uno può fare 2+2 e dire, ma come mai sono sempre questi palloni sulle basi militari americane? Se li mandano su loro, cioè il ragionevole dubbio potrebbe essere questo, no? Facciamo che mandiamo su uno spazio aereo nostro qualcosa. Ci vengono a spiare i cinesi, partono gli F-22, partono gli F-16 e mettono in campo dei Sidewinder che costano $400,000 un missile. Infatti il primo che sparano non va neanche a prendere il pallone, perché? Perché lui ha il naso termico e quelli là sono palloni che non emettono neanche calore e il missile va. Quello che hanno buttato giù, l'hanno buttato giù perché il pilota ha fatto come Skywalker, ha staccato il computer, ha puntato e ha sparato. $400,000. Allora, su Aviano è probabilmente passato qualcosa di non un pallone, non era un pallone, però c'è stato un'attenzione su qualcosa che è un attimo così, diciamo, stazionato sulla base. Io però più di questo veramente non so. È un rumors. No, veramente. No, non l'avrei detto. Vi dico non so perché. Però è un rumors che mi è arrivato da una fonte ufficiale, ma non chiaramente... non mi è stato detto, ma forse perché neanche lui sa esattamente che cos'era. Però c'è stato un alert su Aviano. Però non so se... Attenzione, le cose importanti mica ce le vengono a dire al telegiornale. No, però in pizzeria sì. No, ma neanche lì, perché non lo so. Se volete sapere il resto, venite in pizzeria. Posso fare? Aia, ho un po' paura perché se lo fa lei. No, scusa, forse devo rispondere ancora alla storia delle strutture. Ecco, delle strutture lui, questo fisico, non ne ha parlato. Non ne ha parlato perché non hanno trattato quello. Però probabilmente che ci siano delle strutture strane. Ricordatevi che nel film Mission to Mars Brian De Palma aveva avuto l'ok dalla parte della NASA di fare la sceneggiatura. Fino a un certo punto, quando parlano della Sfinge, dell'avvolto di Marte, la NASA si tira indietro. Come mai? Strano. E muore il fratello in un incidente stradale. Scusa, posso ricordarti, visto che parliamo di Marte, che andava delle informazioni anche a lei, che c'è l'intervista della Red Mission. Sì. Che è quel film che è stato fatto da Frank Jacob, è molto, molto significativo, quindi varrebbe la pena di vedere. Allora, il film è... l'avevi intervistato tu, Frank Jacob? Ce l'abbiamo. Abbiamo il video in rete. E, Red Mission... Red, sì, lui parla della Red Mission. Ma cos'è? Red Mission il film, mi sembra. Comunque Frank Jacob, andate a cercare, abbiamo fatto anche l'intervista il giorno che eravamo a Milano, sempre della Sabrina, Figli delle Stelle, con Nick Pope. Abbiamo visto Nick Pope, ragazzi, abbiamo intervistato Nick Pope, abbiamo detto no dai, non ci posso credere, quello di History Channel, no? Ex funzionario del Ministero della Difesa, del MOD, l'abbiamo intervistato lei, Sabrina e noi, e Laura ha parlato con Frank Jacob, regista di... Sì, lui sostiene proprio che, cioè,
convinto che ci siano strutture, c'è una vita, ci sono delle lati, c'è tutto. Sì, quelle che poi aveva elaborato Mark Carlotto, erano delle immagini registrate dalla Mariner, tra l'altro, e si vede proprio. Poi le immagini successive, cioè queste immagini, pensate, sono rimaste lì forse centinaia di migliaia, se non milioni di anni, così, belle, nitide, fotografate dalla Mariner. Le immagini successive, sfocatissime, non si capiva. In pochi anni non può essersi distrutto così l'immagine della sfinge marziana, no? Questo è molto curioso. E quindi niente, nell'intervista lui parla apertamente di queste cose, insomma, ecco. Quindi non ci farà vedere solo una porzione deserto? Sì, Claudio, è come una storia che adesso le ultime foto anche di Curiosity incominciano a diventare col cielo azzurrino. Anche quello è, insomma, è curioso anche quella cosa. Io mi ricordo a Piacenza avevo portato un intervento, avevo fatto presso il liceo Respighi, il liceo di Piacenza, del liceo Respighi, in una sezione staccata, e doveva venire anche Carlo Di Litta, però avevo avuto un problema, siamo in un periodo pre-Covid, adesso si parla prima e dopo il Covid, cioè come si dice, prima della prima guerra mondiale e dopo la seconda guerra mondiale. Adesso prima del Covid mi dicono, appunto, mi invita una professoressa, insomma, una nostra cara amica, di andare a fare questo intervento di esobiologia, perché non abbiamo potuto parlare di dischi volanti, no? Cioè, scusate il termine, un po' di ferro e bulloni. E allora vado lì al liceo e tra le cose che dovevo trattare assieme a Carlo, Carlo non è potuto venire, e ho fatto la sua relazione. Ho parlato dell'acqua su la Luna. Non vi dico, c'erano due professoresse, ma sulla Luna. Ho parlato della sua Luna, perché poi è stata trovata. Attenzione che l'acqua ha più stadi, c'è anche l'acqua secca, l'abbiamo scoperta noi italiani. Parliamo del professore Emilio del Giudice, del team del professor Germano, così. E di Vitiello e di Laura? Non so, ti ricordi? A Roma? Non me ne ricordo. La dottoressa Napoli? Napoli, la dottoressa Napoli. E io parlai dell'acqua e del professore Elia. Io parlai dell'acqua sulla Luna. Ci fu una professoressa che si alzò e dice: ma lei cosa sta dicendo? Lei è impazzito. Mi sembrava di sentire Parenzo quando attacca quelli alla zanzara. E dico: no, ma guardi che ci sono delle evidenze. Ah, no, ma lei cosa dice? Ma questi ragazzi qui. Vedete la scuola come forgia? E quindi bisogna farsi delle domande su quello che ci insegnano. Io per primo me le devo fare. Ci insegnano cose tanto per arrivare a capire fino a un certo punto, ma non ci danno la possibilità di muovere il nostro testolino e di utilizzare la nostra intelligenza che ci è data con consapevolezza per fare delle domande a chi ci insegna e mettere in dubbio non quello che ci sta dicendo in quanto docente, ma in quanto lui ha appreso e che ci sta trasferendo. E dissi questa cosa. Peccato che dopo un paio d'anni è uscita la notizia che hanno trovato l'acqua sulla Luna. E io sarei voluto andare dalla professoressa a sventolargli sotto il naso, ma non perché sono più bello o più furbo, perché il ragionevole dubbio è mettere in dubbio quello che oggi abbiamo forse un barlume di idee di cosa può essere. Sarà, non è vero oggi, ma sarà vero forse domani. Dimmi, Claudio. Tornando ai palloni, ma i cinesi hanno confermato che il pallone non è che si tirano la volata tra di loro, vero? Detto in senso ciclistico. No, è interessante quello che tu stai dicendo. Infatti ne abbiamo parlato anche con Sabrina. Vogliamo metterla giù come un gioco a ping pong e una guerra fredda 2? Non lo so, pensiamole tutte queste cose, no? Quindi è plausibile, è un po' quella storia adesso del famoso ordigno che è caduto sul Cremlino. Ma volete che gli ucraini hanno sparato mesi sul Cremlino, ma lo sanno che Putin lì non c'era, ma siamo scemi. Allora, è una Matrix.
siamo in un gioco, ci danno da bere delle notizie, noi magari un po' le beviamo, adesso la nel naso senza togliere, senza offendere nessuno che si mette il piercing nel naso, però non ce l'abbiamo più come una volta. Se vi ricordate, alla fine degli anni 90, vi ricordate, a me è rimasta impressa questa cosa, Mentana apriva il TG5 quando lo leggeva con la storia, con la prima notizia che davano era quella del 5+1 della lotteria. Allora, uno che sta alle 20, no? Che arriva a casa, ma infatti la televisione si era bruciata, ti ricordo, non l'abbiamo più messa in cucina, così almeno non guardiamo più la televisione. Ma la prima notizia di un TG deve essere il 5+1? Allora cosa stanno nascondendo? Come poi, vabbè, tante altre non è che stiano nascondendo, danno al popolo bue il fieno che vuole mangiare. Ma siamo sicuri che il popolo vuole mangiare quel fieno lì? Il popolo bue sì, purtroppo, il popolo bue è il 90% della popolazione. Ma io non credo che sia così. Eppure. Io non credo, dimmi. Sugli UFO crash. Gli UFO crash. Ah, gli UFO crash, qui Giorgio penso che sia espertissimo. Ma più di me. Io volevo tornare un attimo sulla tua. Poi gli diamo una risposta per sì, sulla tua affermazione di prima, che questa agenzia, confesso la mia ignoranza, questo non lo sapevo. Questa agenzia italiana sta cercando la vita sul nostro sistema solare. Beh, basta andare in Sicilia. Chi è che qualche anno fa era presente qui quando qualcuno, un semplice astrofisico, ingegnere, candidato Nobel, ha parlato di quello che è successo ma sta continuando a succedere a Canneto, a Caronia, a Canneto di Caronia? Vabbè, allora ma quelli sono visitatori. Beh. Invece lì stanno cercando la vita. No. Ma gli zari vecchi, ma sì, è quello il punto. Allora, inutile andare a cercare là quando sono già qua. Allora, io credo che trovarci poi tornano a casa. Ma non è vero. Allora, guarda, quell'affare lì di Canneto di Caronia, posso dire di averla vissuta in prima persona. Allora, intanto Sabrina ha detto che era andata giù con una troupe di Italia 1, di Studio Aperto, e quando erano lì sul posto, intanto che stavano intervistando uno, si è incendiata la macchina. Erano lì, quindi non era. Poi vabbè, hanno detto che erano due o tre barlocchi. A bruciare. Sempre quando siamo andati a Roma al congresso lì a Villa Maria, del CUN, dove c'è stato il primo appuntamento con il generale Elizondo, che sapete, penso tutti chi è, e questo parte il sabato. Il venerdì pomeriggio Vladimiro Bibolotti mi dice: tu devi venire, si può dire perché tanto hanno fatto History Channel, ha fatto il documentario, che però è stato ritirato, credo, non è più visibile, ma io l'ho scaricato. Chi è? E ma gli devo dire grazie anche a qualcuno che mi ha dato una mano. C'è stata una riunione in un albergo, c'era presente Laura e il nostro operatore, che però non sono potuti entrare in questa riunione. Io ho l'unico accreditato del team. C'era un frattino, bel tavolone lungo, un ambiente tutto in questo albergo vicino a Stazione Termini. Allora, intanto c'erano delle persone, degli energumeni alla porta che non facevano entrare quelli che non erano accreditati. Comunque, questo albergo, poi ho scoperto, che viene utilizzato per incontri da parte di personaggi legati al mondo dell'intelligence e dei militari. Allora, frattino, lampade alle X-File, lampade, c'è due immagini sul nostro sito, ci sono lampade, perché ho preso il telefono, l'ho messo così in fondo al tavolo, ho fatto le fotografie, lampade che vengono giù sul tavolo e che fanno il cono di luce.
tutte le pareti nere e a questo tavolo c'erano dei personaggi. Guarda che è stato registrato. No, no, ma tanto c'è il video. No, c'è il documentario di Storiciano. Se paghi, ce l'hai. Adesso non so se c'è ancora in giro o se l'ha ritirato. Comunque. Lui è al passo. C'ho passo. Comunque ci sono dei personaggi del Kun. C'è Guizzardi che fa da traduttore, c'è Tom DeLonge dei Blink 182, cantante pop, ok? Che era il presidente di To The Stars Academy, c'era il generale Elizondo, c'era un ammiraglio della Marina Militare Italiana, non so se era in congedo o se era in odore di congedo o meno, però mi ha detto un ammiraglio, e c'era il famoso noto fisico Clark Bruno Vedruccio, che oltre ad essere un fisico è un militare. E quando si vedono lui e il generale Elizondo, io ero in fondo, ero in fondo perché non potevo essere a metà, ero in fondo, ma in fondo c'erano delle persone e c'era la moglie del professor Clark Bruno Vedruccio, la dottoressa Clara Ricci, che naturalmente mi traduceva quello che dicevano il marito e il generale americano in inglese. E Vedruccio dice con Elizondo, visto che si devono scambiare delle informazioni, non parliamo ancora della storia di Roswell, basta, perché Roswell la sappiamo tutte le salse. Ed Elizondo fa parlare prima Vedruccio e gli chiede: ma voi che cosa avete, quali problemi avete avuto sul suolo italiano? E il professor Vedruccio gli parla di Caronia. Perché? Perché era stato mandato a Caronia dal governo italiano a vedere cosa stava succedendo a Caronia, a capire cosa stava succedendo a Caronia. Ok? Bene. Cosa salta fuori di interessante? Intanto c'erano le telecamere di History Channel che passavano e riprendeva, perché è venuto a firmare tutti i liberatori. A un certo punto gli dice che in mezzo a 40 miglia marine c'è qualcosa sott'acqua che non è nostro. Ci sono dei ricognitori che non sono nostri. Il generale sgrana gli occhi e c'è una frase che dice il nostro professor Vedruccio, che se noi avessimo sparato un ordigno a testata nucleare contro quell'oggetto, ci sarebbe ritornato indietro quell'oggetto e l'avremmo preso in beep. C'è il beep in quel momento lì. Quindi si erano accorti che quello che era lì non era nostro, e se noi fossimo stati ostili, quello ci tornava indietro. E la professoressa Ricci, sai cosa mi dice? Noi con gli analizzatori li vedevamo e li avremmo potuti colpire solo nel momento in cui noi li vedevamo nel nostro schermo, perché loro avevano le difese abbassate. Vi ricordate Independence Day? Okay. Ecco perché a volte li vediamo e a volte non li vediamo, ecco perché a volte gli strumenti li vedono, ecco perché non li vedono. Attenzione, sono particolari importanti. E vogliono le prove, il buco nella coda dell'elicottero, se non è una prova quella lì. Lui dice anche a un certo punto, penso che sia stato, non so chi dei nostri, forse Pinotti o qualcuno, non mi ricordo più, che portò l'argomento sulla storia dell'elicottero. Perché allora gli americani nella realtà sono come li vediamo nei film, sono dei guerrafondai, e qui se aprissimo il libro ce ne sono da dire tante che non vi dico. Allora cosa fanno? Mandano delle navi con delle bombe di profondità a 40 miglia marine, comincia a scanciare le bombe di profondità. Cosa succede? Che poi gli italiani mandano sulla zona un elicottero non militare ma della protezione civile,
che per ben servito si prende una sberla di un raggio probabilmente di energia al plasma in una zona della carlinga che per poco non lo fa precipitare, e le immagini ci sono dell'elicottero che rientra alla base con un buco grosso così. Non solo, ma per quelli che non credevano che noi negli anni 80 andando sui monti per spiare Zanfretta per vedere se riuscivamo eccetera eccetera, che si bloccavano le macchine fotografiche e il rullino veniva tutto bianco come impressionato da punti di energia, dicevano sono tutte invenzioni, quindi giocano a fare gli inviati della CIA eccetera. Allora, il secondo pilota, quello che non pilotava l'elicottero ma seduto vicino a lui, aveva una macchina fotografica digitale e con la schedina vuota in vergine. Bene, ha fotografato tutto, lui pensava di aver fotografato tutto, quando è tornato giù la schedina era vuota. Quindi non solo gli hanno lasciato il buco nella coda, ma hanno addirittura fatto capire che comandano loro, non comandiamo noi, e hanno impedito la fotografia. L'epilogo di quello che è successo è stato che hanno fatto su baracche e burattini e sono venuti via, perché è inutile continuare. E il resoconto cosa poteva essere? Se fosse stata una potenza nemica vorrebbe dire che allora il nostro sistema di difesa ha delle falle, quindi saremmo indifesi di fronte a un attacco potenziale da parte di una potenza nemica nostra. Fossero esperimenti, esperimenti che hanno causato un sacco di guai e che comunque hanno coinvolto più reparti, sia della Navy nostra che dell'aeronautica, addirittura sono venuti dei tecnici della NASA. Senza contare le spese? Certo, senza contare tutto quello che è successo, poi a livello di rotture. Sì. È tardissimo. Io spero di aver detto tutto. Così pochi, no, non è giusto. Beh, sì, certo. Beh, facciamo un applauso. Buona serata a tutti, grazie.